Bisogna partire dalla guerra in Libia per capire gli avvenimenti adesso in Mali. Nella guerra in Libia probabilmente gli occidentali in generale, nel senso dalla Francia, nella Francia in particolare, hanno usato alcuni gruppi ribelli già presenti nel Sahara per vincere su Gheddafi, questa è la sostanza, armando la zona. Ecco, parlando di macro politica, diciamo, armando, immettendo armi nel mercato del Sahara, in particolare ovviamente un gruppo di Tuareg che ha da sempre combattuto con un conflitto a bassa intensità per l'indipendenza del nord del Mali e l'indipendenza di tutta la zona del Sahara occupata dai Tuareg che loro chiamano Arzawad. Molti dicono che in realtà era un concetto francese, l'Arzawad non è neanche Tuareg, che va dal Sahara occidentale fino poi prende la Libia, insomma tutto il Sahara. Quindi la guerra in Libia ha reso instabile tutta la zona, appunto. Quindi si sono trovati i Tuareg, un gruppo appunto di ribelli Tuareg, ad essere molto armati, sovvenzionati probabilmente, con una forza, diciamo, di attacco maggiore rispetto a quello che ha prima. Si sono alleati con altri gruppi, probabilmente qaedisti, con altri gruppi islamici estremisti presenti e che a loro volta erano stati armati sempre durante il conflitto libico. Si sono alleati e hanno come si sa, attaccato il nord del Mali, cioè hanno organizzato una ribellione, hanno invaso, poi preso le principali città, quindi Gao, Timbuktu, Duenza, dove hanno fatto un grandissimo massacro, Duenza, fino ad arrivare, diciamo, a prendere metà del territorio maliano. Il Mali è praticamente come una farfalla che ha due ali, tutta la parte nord è stata conquistata. Una volta conquistata tutta la parte nord del Mali, questa alleanza tra l'MNLA, cioè il gruppo armato appunto per la liberazione dell'Arzawad, quindi dei Tuareg, e i gruppi qaedisti hanno rotto l'alleanza, nel senso che si dice, si vocifera, che gli sia mancato all'MNLA l'appoggio che veniva prima dall'Occidente, quindi insomma dall'Europa o da chi interveniva in Libia. E quindi si sono ritrovati rispetto invece agli altri gruppi di estremisti islamici che probabilmente hanno continuato ad avere i loro appoggi e le loro sovvenzioni, si sono trovati meno potenti, per cui sono stati cacciati via dalla ribellione. In questo momento non sono neanche più in Mali, stanno organizzando diciamo, la loro ribellione, le loro azioni da fuori al ma in Mali, quindi non sono più neanche in territorio maliano, e nel nord del Mali è rimasto conquistato da gruppi qaedisti di varie provenienze, probabilmente degli altri paesi. Allora, i dirigenti provengono da altri paesi del Maghreb, tra cui l'Algeria, uno dei capi di questi gruppi armati è algerino. Quindi è probabile che l'Algeria in realtà non abbia voglia di avere altri problemi in casa, cioè è più una politica interna che loro fanno in politica estera sul Mali, quindi voglia di bloccare questo tipo di reazione, perché hanno paura anche tra l'altro che la ribellione si espanda a macchia d'olio. E poi diciamo le fila insomma, più basse di questi gruppi armati, questi eserciti, sono composte da maliani che vengono pagati e arruolati con estrema facilità. Questi gruppi pare siano ben armati, anche se sono riusciti a occupare le città quasi senza sparare, perché il Mali è un paese in pace, la popolazione civile non era assolutamente in questo
quest'ordine di idee, quindi ha lasciato questi gruppi, insomma, sono arrivati nelle città con i Kalashnikov e con delle 4x4 e ne hanno lasciati fare. Diciamo, non è un posto dove le armi erano diffuse all'interno della popolazione, non è un posto altamente armato. Il Mali è assolutamente pacifico, ha vissuto pochissime guerre etniche nella sua storia. Negli anni 90 e nel 91 c'è stato un altro problema con i Tuareg, che sono infatti scappati anche, a loro, anche allora in Burkina Faso, e poi sono rientrati. Quello è stato un problema etnico, c'è sempre stata una tensione con i Tuareg, ma diciamo non è una zona dove il conflitto etnico è stato ad alta intensità, come può essere Ruanda, il Congo, eccetera. Allora, nel frattempo, quando c'è stato il problema, l'inizio del problema Tuareg in Mali, c'è stato poi un colpo di Stato nella capitale. Questo colpo di Stato fatto da una giunta militare ha creato nella sostanza, senza raccontare tutti i fatti che sono anche meno interessanti, ma la conseguenza è che ha creato un blocco degli aiuti allo sviluppo, congelamento completo degli aiuti allo sviluppo, del quale il Mali viveva al 90%, per cui adesso siamo di fronte a una tragedia, un'occupazione qaedista nel nord del Mali e un deficit finanziario in arrivo anche nel sud del Mali. Allora, l'impatto sulla popolazione civile di questa crisi è vario, nel senso che al nord, in effetti, l'inizio della guerra, quindi l'occupazione fatta dai Tuareg alleati con i qaedisti, è stata molto, molto violenta sulla popolazione civile, con stupri, massacri, esazioni sulla popolazione, abusi sulla popolazione continui, quindi richieste di soldi per potersi muovere, furti nelle case. È stata molto violenta e la popolazione civile al nord ne ha sofferto moltissimo. Dopodiché è arrivata un'occupazione qaedista. In questo momento hanno instaurato la Sharia in tutto il nord, che è una cosa che dal punto di vista culturale non era assolutamente diciamo, prevista, non è nei costumi della popolazione locale, come se imponessero la Sharia a noi più o meno, in Italia, che non abbiamo una cultura. Quindi la popolazione è molto spiazzata. Allora pensa che la Sharia non sia corretta, cioè che siano delle regole di vita inaccettabili, però nel contempo si rende conto che i nuovi occupanti rispettano alcuni diritti della popolazione. Per esempio, cioè, loro dichiarano quali sono le regole della Sharia, le fanno applicare con estrema durezza, ma al di là di queste non insistono sulla popolazione, non ci sono stupri, non ci sono furti, non ci sono richieste di denaro, cioè non ci sono limitazioni nei movimenti, per cui in effetti c'è una certa accettazione nei confronti di questi nuovi occupanti da parte della popolazione, cosa che è molto preoccupante. Questo al nord. Al sud il problema economico ancora non si vede, cioè lo Stato centrale sta continuando a pagare tutti i suoi funzionari, anche quelli del nord, tra l'altro, come se, quindi probabilmente ci sarà un crollo, un deficit finanziario che arriverà nei prossimi mesi, probabilmente, ma in questo momento non si sente. Quello che si sente è il blocco completo di tutte le attività economiche, cioè tutte le industrie francesi o moltissime francesi, libanesi, eccetera, sono andate via. Cioè tutte le industrie, per esempio, che sfruttavano le miniere d'oro, eccetera, sono andate altrove, negli altri paesi della regione. Hanno chiuso, grandi ristoranti hanno chiuso, grandi alberghi hanno chiuso, non c'è più turismo, che era comunque una parte importante dell'economia. Per cui loro, in realtà, la popolazione civile ancora cerca di fare, di avere lo stesso, diciamo, attività generatrici di reddito di prima, per cui nei posti turistici cerca di vendere i souvenir, soltanto che non ci sono più turisti, ma ci sono cooperanti d'emergenza, tra l'altro. Per cui, diciamo,
diciamo che al sud è un problema che è questo economico che arriverà in maniera pesante nei prossimi mesi. Ci hanno messo un po' ad accorgersene, adesso cominciano a soffrirne, nei prossimi mesi sarà sicuramente molto peggio.